Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parleremo delle pinze Love, dei bottoni anche snaps, cioè sono dei bottoni a pressione. Vediamo un pochettino di cosa si tratta. Questa è la pinza che viene data in dotazione insieme ai vari rapporti che serviranno poi per aggiustare e per inserire i nostri bottoni snaps. Dopo la vedremo più in dettaglio. Ci sono poi i vari bottoni con varie coloriture. All'interno di ogni scatola vi sono all'incirca 30 bottoni. E adesso possiamo anche vedere di cosa si tratta. Io per questo piccolo progettino prendo in considerazione il colore giallo. Vediamo subito. I bottoni che vengono, eccoli qua, all'interno della bustina, voi troverete questi bottoncini qui. Qui, come sempre, abbiamo un maschio, una femmina, che vedete che sono differenti tra uno e un altro, perché questi due saranno la parte che andrà incastrata tra di loro in questo modo. Adesso sembra tutto difficile, ma poi lo facciamo facile facile. Vediamo anche la pinza. Eccola qua, la nostra pinza Prim. Qui c'è un semplice piccolo pezzo di ferro che serve per tenerle bloccate, niente di che, questo lo possiamo eliminare e all'interno troveremo dei vari accessori. E andiamo a parlare subito degli accessori. Eccoli qua, apriamoli. Allora, all'interno troveremo questi due accessori che sono le incudini, che servono per effettuare i buchi insieme a quest'altro piccolo pezzettino. Tutto quest'altro, questi altri accessori serviranno proprio per i bottoni, per l'inserimento dei bottoni. Allora, facciamo subito una prova. Io per questo progetto ho scelto un nastro di raso da 15 mm in colore arancio. Ci sono tantissime altre coloriture, certamente. Allora, prendiamo la nostra pinza. Eccola qua. Inseriamo il nostro incudine, mettiamo nella parte grande la parte che serve il contrario dell'incudine e vedete che questo serve per fare i buchi. Ecco qui, c'è la possibilità di fare il buco sia da 3 mm che da 4 mm. Questa è una caratteristica della pinza Prim che molti non conoscono e quindi era giusto farlo vedere. Poi abbiamo questo piccolo accessorio. Questo accessorio serve per poter eliminare, estrarre in modo facile le nostre matrici, perché queste in gergo si chiamano appunto matrici. Leviamo questi nostri pezzettini, leviamo la nostra matrice e adesso veniamo al progetto in sé per sé. La prima cosa che faccio, prendo la pinza e inserisco questa parte bianca che è la matrice del maschio, del nostro bottone maschio, che andrà in questo modo. Quindi prendiamo la matrice, inseriamo nella pinza. Ecco qui un'altra parte della matrice che viene messa poi per queste che saranno le nostre femmine. La parte grande l'inseriamo all'interno e mettiamo questo gommino, che è uguale a tutte e due le parti, in questo punto qua. Perfetto, il nostro attrezzo è preparato, i bottoni sono pronti. Ora cosa ci serve? Una forbice, il nostro metro e il gesso, per essere proprio precisi precisi. Quindi partiamo col nostro piccolo progettino veloce. Allora, taglierò il mio nastro di raso a 40 cm. Eccolo qua. Mettiamo subito i 40. Prendiamo il nostro gesso. Segniamo il nostro punto. Perfetto. E taglieremo preciso 40. Benissimo. Ora facciamo una piccola piega. Poi facciamo un'altra piccola pieghettina. Qui dovete avere un po' di forza, eh? Prendiamo il maschio
e lo inseriamo all'interno del nostro raso in questo modo qua. Ecco qua, perfetto. E prendiamo questa femmina, che vedete che è differente da quella, e la andiamo a sistemare in questo modo, con la parte alta. La pinza, la parte bianca andrà sotto dove c'è questa parte grande, e quest'altro pezzo di plastica trasparente chiuderà la parte sopra. Vediamo subito. Fate pressione. Ecco qui, e abbiamo inserito il nostro bottoncino. Ora, a distanza di un paio di centimetri, se vogliamo essere proprio precisi, lo facciamo preciso preciso, eccolo qua, 2 centimetri, inseriremo il nostro maschietto, mettiamo l'altra parte, eccolo qui, che lo vedete su questo lato, con la parte pulita in alto. Ve lo faccio rivedere, qui c'è una parte con una tipo una griglia, questa griglia va sotto e la parte maschio va sopra. Chiudiamo, pressione, e abbiamo creato il nostro bottone. Dopo vi farò vedere a cosa serve realmente. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte e abbiamo creato il nostro secondo bottoncino. Ecco qua. Io ne avevo fatto anche un altro. Ora qualcuno mi chiederà, ma a cosa può servire questo piccolo progettino? Purtroppo serve a questo. Allora, oggi abbiamo l'obbligo di tenere la mascherina, e anche i nostri figli ce l'hanno questo obbligo. Quando sono in classe possono levarsela, ma dove la appoggiamo? La buttiamo sul tavolo, la mettiamo nel gomito, non si sa mai dove poterla inserire. E quindi noi facciamo questo: prendiamo la nostra mascherina, la chiudiamo da questo lato, la chiudiamo da quest'altro lato, spero che si veda bene, ecco qua. Abbiamo creato la nostra mascherina e il nostro appoggio, quindi inseriremo la nostra mascherina, eccoci qua, la possiamo levare, non la appoggiamo da nessuna parte, ecco qui, ma ce la teniamo comoda comoda. Benissimo, anche questa volta è finito il nostro piccolo piccolo tutorial. Io vi ricordo sempre di azionare la campanella, mettere un like e iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao.